Buonasera. Ah, questo. Okay. Buonasera. Dove vai, Riccardo? Qua. Oh, perfetto, ok. Molti comici cominciano i loro pezzi, no, parlando di difetti fisici che possono avere, no, per ringraziarsi il pubblico. Tipo io, Fauro, dici te? Sì, tipo, ecco, tipo Fauro. Tipo Fauro. Un paio di volte l'avrò fatto. Sì, 2000. Dai. Io purtroppo non posso, perché sono bellissimo. E questo lo sapevate già, ma volevo ricordarvelo. Infatti io mi sono svegliato stamattina e mi sono dovuto sorbire la voce della mia ex al telefono che mi diceva che mi ama ancora. È solo una registrazione che tengo nel mio telefono. E io lo so cosa vogliono le donne, io lo so cosa vogliono le donne, perché io le donne le ascolto, mi nascondo nei bagni pubblici e ascolto. Io sono di Lecco, ormai vengo da Lecco da moltissimi anni, ed è molto importante essere di Lecco, soprattutto quando sei di Lecco. E a Lecco ci sono tantissimi problemi, ci sono molte famiglie che non possono permettersi una terza casa, poi ci sono molti giovani che non hanno abbastanza vestiti per i loro cani, e poi i treni sono sempre in orario, sono le persone che sono in ritardo, quindi i treni devono aspettare, e questo ha causato dei problemi a catena nel mondo dei trasporti, che ha causato tipo il Vajont, Pogne e il Milite Ignoto. E io comunque poi me ne sono andato da Lecco, sono andato a Londra, no? Perché ovviamente per una ragazza, stavo cercando di seminarla, e poi mi è sempre piaciuta la lingua inglese, lingua di Shakespeare, lingua di Beckett, di Madonna, di Molière, se lo traduci dal francese. E poi sono andato a Berlino, ho passato 7 anni a Berlino, ovviamente sono andato dopo la caduta del muro, a casa dei miei, una demolizione pianificata, e poi Berlino ha tantissimi problemi, no? Ci sono tantissime droghe, sono tutte buonissime. E Berlino già mi conoscono, no? Mi riconoscono per strada, ci sono dei tedeschi che vengono da me. Ti dà fastidio una mosca. E io faccio il professionista che fa finta che non c'è la mosca. So. Se poi tu dici che c'è la mosca, io cosa devo fare? Capito? Allora fammi finire, bravo, che proprio finisco. Bravo. Allora, ritorno, sai, da dietro, dicevi? Ci sono questi comici. Ti dà fastidio? Ma puzza di merda, ma che è? È un macello, Allora, ci sono questi tedeschi che mi fermano per strada e mi fanno: uè, ma tu sei italiano? E io faccio: certo, ho un bidet in braccio, non vedi? E poi altri tedeschi che mi chiedono: ma è vero che ci sono più gay pro capita in Italia rispetto che in altri paesi europei? Io dico: guarda, non lo so questo, però voi tedeschi avete una tradizione nel contare le persone, quindi io mi fido di voi, no? E poi i gay, in Italia gli uomini gay vanno a letto con le donne, no? Perché essere gay in Italia va bene, ma prima di tutto siamo uomini. Ok, io me ne vado, grazie mille.